ハハハハ Spettatori, buonasera e bentornati ben all'Inriverente. Sarà una, una trasmissione un pochettino più frivola, più sorridente delle solite perché mi verrebbe da dire: allacciate le cinture di sicurezza per non ridere troppo. Ed è con noi ve la presento stasera, Paola Privitera che è sì, una scrittrice, ma è prevalentemente qualcosa di diverso. È una madre, una moglie ma è un hostess, non dovremmo dirlo perché teme ripercussioni, ma lo diciamo noi, cioè ne assumiamo tutte le responsabilità, e all'Italia. Al tempo di volare, solitamente si dice che i voli pindari ci portano la, ad avere idee più chiare su cosa scrivere, insomma che in generale gli scrittori vivono fra le nuvole, e chi più di Paola vive fra le nuvole, ha scritto un libro che vi assicuro eh, fa sorridere dalla prima pagina all'ultima, ci tiene compagnia, ed è del titolo di Diario di una moglie insonne. Nella sigla avete visto come può essere insonne la, no la notte di una donna. Di una donna come Paola, che chiaramente rassetta la casa, eh, accudisce i propri bimbi e poi eh, scrive durante la notte e eh, per diversi giorni al mese prende l'aereo e vola verso altri lidi. Ecco Paola, come ti è venuta l'idea di scrivere questo... Splendido, dico splendido perché veramente eh, finalmente uno legge un libro che lo fa sorridere, che ti fa sorridere. Intanto grazie per l'invito, è un piacere essere qui. Ma scrivere in realtà fa parte un po' del mio sempre, scrivevo da ragazzo, ho sempre scritto con piacere e poi più che altro proprio come forma liberatoria, come forma di, eh, quasi come una ginnastica. Il libro è nato poi in realtà grazie a mio marito, lo racconto sempre con piacere questo fatto perché è merito suo. Mi vedeva sempre scrivere di notte e si domandava: Ma questa cosa scrive? Che, che cosa combina la notte? E nel leggere questi pezzi si immaginava fossero cose magari eh, introspettive, pesanti o più intime. Invece si divertiva un sacco a leggere questi pezzi così brillanti e decise appunto di dire: Ma mandiamo questi pezzi a qualcuno, magari c'è veramente della stoffa dietro. E da lì poi il percorso si è. Eh, fatto da solo, il libro è venuto fuori poi da sé. Abbiamo conosciuto chi ne ha visto, ne ha, ne ha riconosciuto caratteristiche che potevano far parte di un libro realmente, di un romanzo divertente e quindi mi sono trovata dentro un progetto quasi senza neanche accorgermi. Ecco, però ti sei trovata dentro un progetto che è il tuo progetto, che eh, ti vede anche protagonista. Perché sì. la protagonista sei tu, di questo libro. Sì, anche perché e... sono pezzi scritti poi da me in prima persona. E come perché di notte? Di notte perché a parte che ho più tempo in realtà che durante il giorno e poi perché sono insonne da sempre, ho sempre avuto un rapporto difficile col sonno, dormo poco e sempre meno. è un e problema diffuso quindi... di orario? Ma diciamo che il lavoro, ero già insonne prima, il lavoro lo ha ovviamente accentuato perché gli anni che facevo intercontinentali lungo raggio il dormire era insomma sempre un po' sfasato. E quindi rimanere svegli di notte era una cosa quasi costante. E la notte è un momento un pochettino più particolare. Se uno sta sveglio si accorge di avere una creatività incredibile. Ecco, raccontaci un po' il contenuto del tuo libro. Adesso abbiamo sì. fatto il primo passo no? di come è, com è nato questo lavoro, di come è nata quest'opera. Ma ecco, cosa contiene? Beh, io lo so perché l'ho letto, <ride> se no non ti avrei invitato, anzi mi è piaciuto. Grazie. E ti ringrazio di essere venuta. Però raccontaci tu il contenuto di questo libro, perché è, è fatto di tanti, di tanti spezzoni di vita, di vita notturna. Cioè, uno pensa alla vita notturna, invece è la vita fra le quattro mura domestiche, dove c'è il marito che magari aspetta con ansia la moglie che non arriva perché sta stirando, perché sta rassettando la casa, ma nello stesso tempo scrive. Sì, beh, si può dire che appunto chiamandosi diario in realtà è un diario, però è un po' diverso da quello che uno si immagina, perché non è il classico diario con la data e i racconti del giorno stesso. È un racconto appunto che faccio io sulla mia vita ed è un saltellare un po' eh, di racconti di quando ero ragazza, eh, di quando ero fidanzata, eh, quando vivevo con i miei genitori, di adesso, di mio marito. Quindi il quotidiano è raccontato però credo in maniera ironica, le cose buffe che poi penso capitano a tutti, tutti noi. Eh, abbiamo delle giornate in cui ci sono cose, Ridicole che ti accadono, eh, anche normalissime e quindi le racconto in maniera, penso, divertente: dalla spesa, dalle le mie fissazioni, perché poi sono molto paranoica, forse non dormendo, anche quello aiuta. E quindi le mie fissazioni, le mie, le mie idee strane vengono raccontate e forse in tanti ci si può anche rivedere, penso, molti di noi sono un po' particolari. Ma non c'è un po' di megalomania nel <ride> contesto del libro, che uno scrive un libro e ne diventa protagonista? In realtà, proprio perché non me l'aspettavo, eh, me lo sono chiesto anch'io. Sembra che uno voglia fare la fiera di sé. In realtà non voleva essere tutto ciò. Anche perché la prima che si prende in giro proprio sono io nel mio libro. La più, forse un po' più eh, buffa, sono io per prima. Poi prendo in giro tante persone, ma in senso buono. Eh, il lato ridicolo di tutti quanti noi, alla fine, secondo me, va tirato fuori. Essere divertenti credo sia un pregio. Nell'immaginario nel, nell collettivo, no, la hostess, no, io ho viaggiato abbastanza, cioè la hostess è, è è, ha o aria severa o aria simpatica, io ricordo di un collega che mi raccontava sempre che viaggiava molto con Air France. E faceva un po' lo scemetto, magari con, con la Oster, chiedendo il nome, lei ha risposto come ti chiami? Lei ha risposto Air France. Ecco, <ride> per eh, rimanere nel tema, ecco, ma ti ha dato anche il fatto di viaggiare, magari sei mai stata importunata da un passeggero? Ma devo dire la verità, no no, eh, non mi è mai successo Massimo, ti guardano eh, con aria gesti gentili, apprezzamenti gentili educati succedono, ma come penso in tanti altri lavori in cui si lavora col pubblico quando hai a che fare con la gente, con gente diversa può succedere, insomma, il nostro è un lavoro tanto di immagine anche, volendo, un lavoro di grande professionalità, ma che è comunque è un lavoro anche di immagine, quindi sicuramente la gente che, che incontri è di vario tipo, c'è anche chi educatamente ti fa presente degli apprezzamenti, però devo dire la verità che di mio non ho, non ho racconti particolari, ecco, come cambiare come è cambiato perché poi no, al limite del contesto del libro poi anche fuori, esce anche fuori la personalità di chi ha certo. scritto ma eh, vorrei anche capire come è cambiato il passeggero negli ultimi anni cioè il, eh, il veicolo aereo una volta era un, un metodo di trasporto di elite, certo. oggi è diventato un mezzo di trasporto comune, è vero, sì. anche perché poi ci sono i low cost dove con 4 soldi riesci a fare bellissimi viaggi. Ecco, com'è cambiato il passeggero? Che tipo di passeggero c'era e quale tipo di passeggero c'è? No, quel che dici è verissimo. Il passeggero, nel tempo ovviamente, si è modificato perché l'aereo adesso è un mezzo quotidiano, lo prendiamo veramente per andare ovunque, quindi si è normalizzato un po' l'immagine. Eh, il passeggero, in realtà, eh, la cosa forse più comune che io posso notare in questi miei vent'anni di, di volo, ahimè, eh, con piacere ma sono tanti, eh, noto che comunque c'è sempre eh, nei confronti dell'aereo, del viaggio in aereo, sempre un po' di. Eh, timore di, no, di riservo, comunque è un mezzo che lascia sempre un po', anche per chi vola tanto, il, il passeggero che fa moltissimi voli, comunque arrivare a bordo è sempre o un'emozione o comunque una realtà forte, perché è sempre un mezzo di trasporto che lascia un po' di, no, eh, di piccole inquietudini. Quindi a bordo siamo un po' diversi da come siamo a terra, questo lo posso dire. Cioè eh, un credo po che come... siamo diversi a, a bordo che, come, che a terra. È un po' come l'attore che sale sul, sul palcoscenico ogni volta... A timore del pubblico. Probabilmente ecco, è la stessa cosa, sì, ecco, l'esperienza, penso che non si, non si diventi mai ecco sicuri di sé su un aereo, magari lo puoi sembrare, però è un mezzo, se ci pensiamo, sempre abbastanza particolare, almeno io credo. Cosa pensi quando sali gli scalini per entrare in... Ma la scaletta da, per entrare in aereo? Anche io sono cambiata, da quando sono mamma è chiaro che l'approccio col lavoro è diverso. Ai bambini a casa, quindi quando ogni volta che parto il pensiero è sempre a ciò che lascio a casa, quindi faccio un lavoro che è bellissimo, che rifarei altre mille volte. E però chiaramente ti porta lontano e ha un, insomma, ha un rischio anche abbastanza insomma, diverso dagli altri lavori. Ecco. Quindi quando parto adesso penso molto ai bambini a casa, questo sì, però sono molto tranquilla. Eh. Io credo che ormai sia un lavoro più che uguale a tanti altri. Ecco, uguale a tanti altri, come uguale a tanti altri la vita, che magari non viene sottolineata da molti, no? di una mamma e di una moglie, di una donna di casa, sì. che però improvvisamente esce di casa e non è che va ai giardini con i propri bimbi, <ride> va all'aeroporto. E nel passaggio particolare, per capire che è la... Quotidianità o la notturnità di tutti, anche una tua battaglia che descrivi con le zanzare. Ah, ecco, sì. Le zanzare che in quest'estate caldissima hanno perseguitato un po' tutti. Descrivici un po' anche questo modo di scrivere, non molto semplice, molto elegante nello stesso Grazie. tempo, che scorre via facilmente, nonostante ci siano delle critiche tipo quella di tuo padre che dice sì. i congiuntivi non ne sono mai piaciuti, un granché, glielo dicevano già alle medie, ma insomma, non mi pare no. che ci siano delle liti con i congiuntivi all'interno, forse di maio ti batte sicuramente. Fortunatamente la grammatica è stata sistemata per bene. Sì, il più severo è mio padre nelle critiche dirette, però eh, questo, questo modo di scrivere in realtà credo sia un una fortuna, un dono, insomma, riesco magari a rendere le cose in maniera eh, divertente, riesco a rendere l'idea. Mi sento più che altro spesso dire da chi ha letto il libro che riesco a rendere l'idea delle cose. A volte uno dice anche a me succede questo, ma non, riesco, non riuscirei a dirtelo nello stesso modo. Quindi forse la, la fortuna è quella che riesco a dire le cose normalissime, quotidiane, magari in una maniera che uno rimane un po', un po più divertito, ecco, penso sia questo, il pregio, perché poi alla fine è un pregio, penso che si impari a fare tutto, si può imparare a scrivere, per carità. però alcune cose credo che siano un po' innate, un po' una fortuna, eh, sono fortunata però sicuramente. Però è particolare il fatto che tu ti sia immedesimata in milioni e milioni di altre donne che magari non sono come te, ma eh, fanno la stessa vita, invece di prendere eh, l'aereo per volare chissà dove, vanno in fabbrica piuttosto certo. che in negozio o in ufficio. Ecco, ti sei chiesta quale differenza ci può essere tra te che hai scritto per tutte le altre donne, tra chi invece di prendere l'aereo va in fabbrica o al supermercato a fare la cassiera? Ma io penso che abbiamo tante cose in comune che non finiremo mai di raccontarcele, tanto in comune. Poi, se si diventa moglie e mamme, l'universo è molto simile. E eh, poi la capacità di osservare fa parte di tutti noi. Eh, qualunque lavoro tu faccia, eh, dal supermercato a un lavoro eh, in un ufficio, intorno a te è gente che è anche caricatura, è anche divertimento, è anche buffa. Quindi ci accomuna questo, che abbiamo intorno tantissimi spunti per a volte veramente sorridere e dire Mamma che ridere stamattina, guarda questo, guarda quello. Cioè la famiglia in primo piano, cioè, eh, traspare dal, dal, dal tuo racconto, dal tuo modo di muovere fatti e personaggi all'interno di una famiglia, perché poi all'interno di questa famiglia si svolge il libro, in cui mi vorrebbe dire eh, professione di Paola Privitera, beh, eh, hostess, eh, ma eh, scrittrice per caso, ma Vero. se andiamo avanti così io penso che diventerai scrittrice e osta per caso, Mamma. quante volte in questi anni, in questi vent'anni hai pensato dire sarebbe meglio fossi a casa a scrivere invece che scrivere magari durante il momento di riposo e non so quanti momenti di riposo ci possono essere in viaggio oppure tra una sosta e l'altra in un aeroporto? Ma in realtà a volte proprio preferisco proprio stare sveglia, perché ho delle cose da buttare giù in testa che devo scriverle per forza, quindi a volte non, non dormire anche per quello, perché se non le metto subito su carta me le dimentico. Poi scrivo ancora a mano con la carta, quindi non sono ancora arrivata al computer, non sono così avanti, scrivo ancora con la penna, con la carta. E quindi no, in realtà mi Però molto. tanta tecnologia in volo sì, e no, io zero. Sei un amanuense. All'inizio ho dovuto passare tutte le cose fatte appunto su cartaceo per farle poi leggere a chi ha scelto poi di pubblicare tutto quanto sui fogli di Word. Che per me era una cosa difficile perché non ero non avevo quella manualità. E, e quale contributo ha dato eh, tuo marito e i tuoi figli? Non si sono mai stizziti nel sapere che magari c'era la luce accesa in, in cucina piuttosto che in sala. Eh, invece di andare a dormire, stavi lì a, a, a scrivere. No, loro molto curiosi, ma mi prendono poi altri in giro più che altro a casa. Vai a dormire, che è meglio, mi vedono magari poi stanca durante il giorno, ma in realtà mi prendono più che altro in giro. Questo libro ha avuto successo perché siamo a quante ristampe hai fatto? La seconda ristampa. Ecco, la seconda ristampa, ecco, sembra, la sì. seconda ristampa sì. non è cosa da poco. No, infatti è ecco, stato un hai grande... In mente, hai in mente di proseguire in questo diario di moglie, di moglie insonne con altri lavori, magari. Che non riguardino la famiglia, perché insomma, certo. l'insonnia porta ad altri pensieri, non soltanto al pensiero delle faccende di casa o di come si gestirà il tutto il giorno dopo. Ma io ascoltando un po' i pareri di chi ha letto il libro, quindi mi manda magari delle recensioni, che mi sento ripetere spesso: dici di più, raccontaci qualcos'altro, quindi mi, mi viene voglia di mh, portare avanti ancora questo tipo di scrittura così. Divertente, che racconta cose ovviamente diverse, ma sempre sul tema, appunto, sia familiare che quotidiano. L'idea è quella. Però, scrivere credo che poi possa essere eh, un ampio spettro, quindi chissà cosa, cosa combinerò. Di sicuro continuo a farlo, quello senz'altro. E con la, la, prossima, la prossima lavoro che hai già in mente? Ma il prossimo lavoro è ad esempio: ma ci sono delle cose, due o tre cose mh, aperte e non chiuse, ovviamente, iniziate diverse. Una è un provare a cimentarmi su dei racconti sempre in prima persona, su personaggi diversi. Cioè, fingere di essere un uomo, di essere un bambino, di essere un'altra realtà, vedere sempre se riesco. È un test poi anche per me, perché alla fine per me è una cosa molto nuova. Vedere se riesco a essere un altro personaggio e quindi trasportarmi in un'altra realtà. E questo è un lavoro. Altro è una prosecuzione di questo, quindi ancora con racconti e eh, insomma divertimento e ironia, eh, chissà. Mi dà l'idea che tu abbia iniziato questo libro sicuramente per gioco, che poi, visto Vero. che usi la penna, la penna a un certo punto ti sia scappata di mano e sia andata un po' per conto suo, perché non Vero. penso che tu da un diario come volevi inizialmente eh, realizzare, eh, pensassi di poter entrare nella psiche, nella sociologia, eh, nella filosofia di chi oggi vive la quotidianità della famiglia. Cioè, raccontando tante storie familiari eh, sei riuscita a entrare nelle case degli altri. Chissà la tua vicina di casa, se una vicina di casa hai, se l'ha letto, come ha reagito? <ride> hai detto bene. Comunque mi sono proprio trovata, hai detto bene: cioè, non sarebbe onesto raccontare che avevo in mente questo. Non è così. Quando sento anche persone esordienti come me che stanno scrivendo un romanzo, scrivendo un libro, che hanno in mente un racconto, una storia, dico cavoli, che bravi, perché io non avevo in mente tutto ciò è venuto da solo nel, nel raccogliere questi pezzi che inizialmente erano scritti a sé per sé e poi ci siamo accorti con questo bravissimo Editor che mi ha seguita in tutto il lavoro eh, che c'era invece un filo conduttore che era la famiglia, erano, i personaggi erano sempre quelli, quindi la mia famiglia, gli ex fidanzati, i vicini di casa e quindi c'era un filo leggero che lo collegasse, ma in realtà di mio non avevo quest'idea di partenza, è nato un po' al contrario non avevo l'idea del libro, il libro che è venuto fuori da solo, quindi è una cosa anche per me un po' diversa, non mi immaginavo che fosse così scrivere un libro, ecco, questo sì, hai ragione, è diverso. Le amiche come hanno reagito, le colleghe? Eh, la cosa bella perché è che... Perché il successo <ride> dà fastidio un pochettino a chi ti sta vicino, non certo ai familiari. Io devo dire la verità, eh, ho avuto mh, più che altro intorno gente contenta, che l'ho letto prima chiaramente perché per affetto, dici la conosco, lo compro volentieri, eh, ovviamente eh, non aspettandoti granché. E invece poi mi sono sentita dire delle cose molto positive, credo fossero tutte persone sincere. È piaciuto perché probabilmente leggere una cosa divertente aiuta anche. Io credo che un primo libro, un libro d'esordio, che parta già con un filone non tanto eh, grave, possa aiutare, ecco, sicuramente. Non avendo un nome alle spalle, non avendo un prima, scrivere un testo che eh, alleggerisce la giornata, credo che possa aiutare alleggerisce la giornata chi ha la notte pesante. Esatto. La notte pesante perché... <ride> la notte è un mattone. Perché, perché insonne. Beh, che dire, è un libro veramente simpatico, non è un libro sulla famiglia bacchettona, cioè la famiglia, la famiglia, la famiglia, insomma la famiglia eh, si crea sperando di non distruggerla. però se la eh, Paola Privitiera la può distruggere, la può distruggere soltanto sul fatto che dà <ride> la caccia alle zanzare durante <ride> la notte oppure fa e eh, rassetta la casa quando gli altri eh, dormono. Oppure fa le scene al marito di gelosia. Ecco eh, eh, anche questo invece di essere femminile. il marito. Raccontaci un po' questo particolare che invece di essere geloso, il marito, perché tu parti no. e vai verso altri invece, mondi. E, e sei gelosa. Tu come mai? È troppo bello tuo marito, eh, ha un me... fascino particolare, ha un peor de fame. Ma secondo me è bellissimo quindi già di partire parto male, per me l'uomo più bello del mondo e mio marito quindi già parte questa è una dichiarazione eh, d'amore sì, pubblica, eh. pubblica però la gelosia è un argomento importante perché tanti fingono di non esserlo ma io penso che la gelosia ce l'abbiamo tutti poi è chiaro che c'è chi, non come me è capace a centellinarla chi invece proprio non si tiene però è un argomento, ecco, anche questo come dicevamo prima ci accomuna a tutte le donne ma per non gelosa, non lo so, devo ancora incontrarla. Eh, a volte non diciamo Ma come di registrarla. Come registro? <ride> È la, re la tua reazione io di sono, gelosa? Io sono proprio da Cavalieria di Forza, violenta, sì. io violenta, da cavalleria Rusticana, io proprio da Novella di Verga. io... Vado fuori di testa, sono gelosissima. Beh, speriamo che. Sì, sì, in non, senso buono, eh, non faccio Non, esageri, non no, esageri col mattarello. No, con... no, 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 però sì, sono molto gelosa. Quindi, anche la gelosia, che è una cosa che è un mio problema, l'ho resa, l'ho raccontata, cercando di renderla divertente perché veramente è una cosa abbastanza pesante per chi la riceve. Insomma, una persona gelosa è una rottura di scatole. Almeno la butto in ridere, cerco di essere simpatico. Ecco, per tutte le spigolature di questa, di questa famiglia, non particolare, perché è una, una famiglia come tante, la troverete sul libro eh, di Paola Privitera, Diario di una moglie insonne che vi faccio vedere e vi ricordo che eh, Paola è nata a Genova è cresciuta a Milano e poi è andata a vivere a Torino. E ora si è trasferita un sì. po' su questa eh, nostra splendida Riviera Ligure di Ponente. Pronta però ogni tanto anzi sì, spesso, sì, spesso a riprendere il volo verso oltreoceano o anche magari in località più vicine. Comunque il volo, sia il volo dei suoi sogni, sia il volo del sua, della sua professione, continua. Pertanto leggete questo libro, vedrete che rimarrete per una notte in sonni per leggerlo, perché va via proprio in maniera velocissima. Grazie Paola per essere stata qui con noi. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a voi telespettatori per averci ancora seguite. e come sempre vi do appuntamento a mercoledì prossimo, 21.45 su Imperia TV. Grazie ancora. I uh not -huh.